questo video sarà presentata la procedura di vestizione e rimozione dei dispositivi di protezione che gli operatori sanitari dovranno adottare per effettuare attività assistenziali ad un caso sospetto o accertato di SARS-CoV-2. Sono necessari cuffia e copriscarpa, due paia di guanti in nitrile, camice monouso, filtrante facciale, occhiali e visiera di protezione. Sequenza di vestizione per la gestione di casi nelle strutture sanitarie. Togliere ogni monile dalle mani e dalle braccia ed eseguire un'accurata igiene delle mani. Indossare la cuffia, avendo cura di coprire l'intera capigliatura e le orecchie. Indossare i copriscarpe. Indossare il primo paio di guanti in nitrile. Indossare il camice monouso allacciando posteriormente all'altezza del collo, lateralmente all'altezza della vita e inforcando con il pollice gli elastici che fuoriescono dai polsini. Verificare che lo stesso sia indossato correttamente. Indossare il facciale filtrante. È possibile fare ricorso alle mascherine chirurgiche in alternativa ai facciali filtranti FFP2. Posizionare il primo elastico intorno alla testa sotto le orecchie e il secondo sopra le orecchie, incrociando così gli elastici. Sagomare e sistemare il facciale in maniera tale da assicurarsi che questo aderisca perfettamente al volto. Eseguire la prova di tenuta del facciale, inspirando ed espirando, per verificare che l'aria non fuoriesca dai bordi del facciale stesso. Indossare gli occhiali di protezione. Sistemare eventualmente la cuffia e gli occhiali, cercando di lasciare il meno possibile parti del volto scoperte. Indossare la visiera di protezione. Indossare il secondo paio di guanti in nitrile. Sequenza di rimozione dei dispositivi di protezione individuale per la gestione di casi nelle strutture sanitarie. Rimuovere i copriscarpa e smaltirli nel contenitore dei rifiuti speciali pericolosi. Slegare il laccio del camice all'altezza della vita e, prendendolo nella parte anteriore, allontanarlo dal proprio corpo con decisione, così che il laccio posteriore si rompa. Piegare su se stesso il camice, prestando attenzione che la parte contaminata rimanga all'interno. Rimuovendo il camice, rimuovere anche i guanti esterni, prestando attenzione a non contaminare le parti interne del camice. Smaltire il tutto nel contenitore dei rifiuti speciali pericolosi. Eseguire l'igiene delle mani guantate. Rimuovere la visiera e posarla nel contenitore del materiale da sanificare. Rimuovere gli occhiali di protezione partendo dalla parte posteriore del capo e posarli nel contenitore del materiale da sanificare.
Afferrando gli elastici, rimuovere il facciale filtrante e la cuffia, smaltendo il tutto nel contenitore dei rifiuti speciali pericolosi. Rimuovere i guanti prendendo un lembo del guanto pizzicandolo dall'esterno a livello del polsino e sfilarlo con la mano guantata. Inserire le dita sotto il polsino dell'altro guanto, sfilandolo in maniera tale da toccare solo la parte interna, avvolgendo il primo guanto nel secondo appena sfilato. Smaltire quindi i guanti nel contenitore dei rifiuti speciali pericolosi. Procedere infine con un'accurata igiene delle mani.